Ciao a tutti ragazzi, sono Cordian, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi volevo presentare, lo conoscerete già sicuramente molto meglio di me, War Thunder. Perché ultimamente, e voglio salutare il mio amico Beltasor, che appunto me l'ha fatto provare e mi sto divertendo, lo sto giocando in modalità con i carri armati. Se vi ricordate, quando sono usciti i carri all'inizio del gioco, soltanto in modalità simulativa, quindi quella più difficile del gioco, era possibile fare battaglie aeroplani contro i carri armati. Ora sembra che il gioco stia andando da un'altra parte, ovvero che quello dei carri armati è un gioco nel gioco, sì, ci sono sempre gli aeroplani per bombardare tutto, che ora vi mostrerò, comunque è più un gioco nel gioco. Come si fa a partecipare? Allora, semplicemente dovete andare, qui, questa è la schermata mia dei giapponesi, guardate bello, ho messo anche le pin-up sulla 5M, che è il nonno, praticamente, il padre spirituale dello zero dei giapponesi. Si clicca su ricerca in basso a sinistra e come vedete c'è Aeronautica, appunto che vi sblocca tutti gli aeroplani, insomma, che avete, che potete mettere in riserva. E andando su esercito invece stessa cosa, ci sblocca i carri. Ovviamente avremo due carri di partenza e poi dovremo scegliere cliccando il carro che vorremmo andare a scoprire, quindi a ricercare. Io voglio ricercare il T-26 con i russi perché poi voglio scendere fino a sbloccare il KV e altri LS e altri carri armati. Quindi noi clicchiamo, diamo ricerca e tutti i carri armati che useremo da questo momento in poi in battaglia andranno a sbloccare le meccaniche di quello nuovo. Quindi al momento sto usando il BT-5 e il T-26. Andiamo a selezionare battaglia arcade, insomma, per fare una cosa abbastanza veloce. Clicchiamo all'attacco e aspettiamo che si entri in gioco. Al momento, appena iniziato a giocare, avrete due carri da schierare, due soltanto. Infatti, come vedete in basso, sia gli aeroplani che i carri. Allora, ho selezionato il BT-25. Eccoci qua. Ora magari se smette di venirmi addosso. Al solito, ragazzi, la grafica è paurosa. La grafica di War Thunder è veramente paurosa al solito, cioè guardate là. Col tasto Shift si va in modalità mira e col tasto destro si zooma al massimo. Quindi il casino che con un colpo, qui con un colpo che ti penetra il carro, si rischia di perderlo subito perché ci ammazza l'equipaggio. Allora dobbiamo andare sul punto A e abbiamo già spottato un nemico che si sta cercando di muovere qui sul fianco. Come vedete mi sono già bloccato, quindi faccio una retromarcia, torno indietro. E cerchiamo di inquadrarlo senza farci vedere. La figata, ragazzi, è che quando si colpisce un carro sulla destra appare uno schermetto che ci fa vedere tipo Sniper Elite esattamente dove l'abbiamo colpito. Una cosa che veramente adoro di questo gioco. C'è un carro nascosto laggiù in fondo. Vediamo se si riesce a individuare. È dietro la collina. Quindi proviamo a scollinare, ma scollinando il casino è che il carro si impenna e quindi perdiamo parte, gran parte della mira. Buono, 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 buono. Dov'è? Oh, dov'è? Eccolo qui, eccolo ragazzi. Non gli faccio niente. Quando il mirino è rosso vuol dire che non gli facciamo niente. Levati, levati, ricciolo, levati! Non riesco. Ora sì. Ora sì. Dai, 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 che gli ho colpito l'equipaggio. Sì, ma ora mi sciotta. Cazzo, 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 cazzo. Ora mi sciotta, ora mi sciotta, ora mi sciotta. Ma sciottato. Via, porca troia. Ce n'ho uno laggiù davanti. Eccolo, a maiala. Colpito l'equipaggio. Colpito l'equipaggio, ma non è morto. E ora muoio io, ragazzi. Datemi l'addio perché sto per morire. Datemi veramente l'addio. Tra l'altro, hanno anche conquistato A. Datemi l'addio perché non mi vedrete più. Ah, premendo il tasto F, il carro armato si ferma e si inizia la riparazione. Cazzo, l'aeroplanino che mi spara. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, mi sono fatto distruggere dall'aeroplano. Da un biplano, poi, tra l'altro. Questa battaglia è un bel casino perché è proprio urban al massimo livello. Proprio al massimo in città. Che hanno sparato qui? Qualcosa? Niente. Forse c'è. Forse. No, no, quello laggiù è un carro nostro. Non è uno dei nostri, quello lì. Andiamo ad avanzare.
Come mi piace quando il carro armatino fa la sgommata. C'è un carro nascosto qua dietro. Occhio. No, non c'ho visuale. Proviamo ad andare leggermente avanti. Tanto comunque sembra che lo stiamo circondando. Sì, forse sì. No, è dietro la roccia. Maledetto. Preso. Ma qualche danno gliel'ho fatto, ma non abbastanza perché non ho colpito l'equipaggio. Quindi comunque proviamo ad avvicinarci. Oh, 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 oh. C'è qualcuno sulla sinistra che ci tira? No, sembrerebbe di no, era uno dei nostri. Io giro. Colpito l'equipaggio e ora muoio, ragazzi. Addio. Vabbè, cioè, per forza. M'hanno mirato in quattro. Però, vabbè. Qualche danno gliel'ho fatto. Guardate là come mi ha preso il colpo. Si riesce a mettere in visuale questo bastardone qua giù. Sì, ce l'ho la visuale. Vediamo se riesco. No, l'ho mancato, porco. Aspetta. Stavolta l'ho preso. Prendo male, perché lo sto colpendo in punti del cavolo. Però vabbè, è esploso, quindi. M'ha dato anche punti, quindi va bene. Lo stavo colpendo su sulla botola per entrare. Vabbè. Oh, 7. Ragazzi, passiamo agli aerei. No, devo difendere il nostro bombardiere. Quindi vediamo un po'. Sì, vabbè. Che manovra sto facendo non lo so nemmeno io. Cazzo, non ce la faccio nemmeno a prenderlo. Vabbè, uno yak. Vieni, vieni, yak. Te lo do io lo yak. Aspetta, sta arrivando anche un altro aereo. Lo becco o non lo becco? Male, ma lo becco. Dai, 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 dai. Finite le munizioni. Devo ricaricare. Finito il tempo, 0. E ora mi ributta al carro armato. Perché ovviamente saresti un po' troppo avvantaggiato con l'aereo contro i carri. E quindi te lo fa usare soltanto per un tot di tempo. E poi dopo viene sbloccato da un altro giocatore a rotazione. Morto? Sì, l'ha distrutto. Oh, ce n'è uno davanti. Bonzo. Morto. No, muoio io. Cazzo, ci sono rimbalzato sopra. No. Vabbè, ciao. Dai, dai, gli ho colpito l'equipaggio. Maledetto. No, ho sbagliato. Vabbè, comunque gli ho colpito i cingoli. Distrutto il motore. Dai, dai, colpito l'equipaggio. Madonna, ti fondo. Ma muoie. E io continuo a bombardarti fino a che non ti esplode il carro di merda. Passo anche cose, piercing. Dai. Perché non mi spara? Forse perché gli ho rotto le munizioni. Ho distrutto. Oh, l'ho distrutto. Boia. Ce l'ho messo, ma l'ho distrutto. Opera dal giramento, ragazzi. Muoio, eh. Ve l'ho detto. Eccolo lì. Addio. Addio, ora appena si gira muoio, eh. L'ho distrutto! Ma come cazzo ho fatto? Boom. Comunque, questo era War Thunder con i carri armati. Ragazzi, provatelo e se riesco vi metto un link in descrizione, ci fate un click e vi create un account subito, siete pronti per giocare. Provatelo perché rispetto al War Thunder normale, ovviamente, è tutto un altro tipo di esperienza e vi dirò di più. Molto più simulativo e reale rispetto a World of Tanks della Wargaming, perché
Boh, non mi piaceva vedere i punti feriti a 50%, 60% sopra un carro. Veramente molto bello, ragazzi, provatelo. Ci sto giocando molto, mi sta piacendo da morire. E non vi preoccupate, visto che in tanti me l'avete chiesto, riporto anche World of Warships. Promesso che questi giochi di guerra mi stanno riprendendo veramente tanto come ai tempi d'oro. Ragazzi, fatevela prendere bene. Se il video vi è piaciuto e davvero come sempre ci tenete al canale e volete dare una mano, lasciate un pollice in su che aiuta sempre molto anche per il posizionamento dei video. Fatevela prendere bene. Ciao. Ciao ragazzi, volevo comunicarvi che ho aperto il secondo canale Urban Explorations, come vi avevo detto appunto anche sulla pagina di Facebook, quindi vi invito ad iscrivervi nella nota che trovate qui su o di qua, insomma dove sarà in cima al video, e sia chiaro che è un canale di esplorazioni urbane, quindi un canale dove mi troverete in un altro ambiente, trattando di un altro argomento che mi piace veramente da morire, però questa volta non si parlerà di videogiochi, sarà un canale con un tema totalmente differente. Quindi cliccate sulla nota in descrizione ed iscrivetevi se veramente vi piace vedervi anche in quest'altro ambiente, perché mi farebbe veramente tanto piacere. Fatelo per Morgana. Morgana, guarda. Al solito, penso che al buio non si vedrà niente. Ciao, iscrivetevi.